parte la settimana di prove, tra l'altro prove che insomma fino all'ultimo minuto vi hanno fatto un po' tremare per via del maltempo. Sì, questa, dopo un'estate estremamente siccitosa e calda siamo arrivati alla giostra e la giostra chiama l'acqua, come la fiera più o meno. E quindi siamo stati tutto il giorno con, e lo siamo ancora, insomma, con un po' d'apprensione, sperando che Giove Pluvio ci dia una mano. Ecco, ce lo siamo detti insomma anche in conferenza stampa durante la presentazione di questa bellissima Lancia d'Oro, l'attenzione per la sicurezza forse per questa giostra ha un'asticella un pochino più alta. Sì, ci sono intorno a noi delle manifestazioni storiche che hanno avuto dei problemi e di conseguenza qui insomma, dobbiamo anche noi fare uno sforzo in più in tutti i settori. Lo abbiamo già fatto, ne abbiamo in passato spiegato anche alcune procedure che abbiamo e alcuni studi che stiamo facendo sui cavalli e quant'altro per dimostrare appunto che la giostra è corsa in sicurezza e i cavalli non sono sotto stress. Però indubbiamente insomma, se le condizioni in cui si trovano a fare la loro performance sono ottimali, quindi non in una situazione di bagnato sarebbe meglio. Ecco. Ecco, la figura in questo caso dell'ingegnere Alessandro Casi, che poi è anche assessore, però ecco, non oscura comunque quella del maestro di campo, che insomma è la figura in assoluto a cui fare riferimento sotto tutti i profili quando si parla di giochi. Assolutamente sì, io l'ingegnere Casi che devo ringraziare, perché si è dato disponibile in un ruolo che francamente è anche scabroso, no? Se vogliamo, però ha le competenze e ha dato veramente il massimo di quello che è stato davvero encomiabile. E ora speriamo che appunto non ci sia da metterci le mani, ma già pensiamo che per domani qualche rattoppo andrà fatto, ammesso e non concesso che il tempo ci consenta di provare. Questa scelta anche per quell'incidente che poi per fortuna non ebbe conseguenze né per il cavallo né per il cavaliere, che però c'è stato. Sì, non tanto quello, perché più o meno quegli scivoloni ci sono sempre stati in giostra, quanto per quello che è successo in altre manifestazioni storiche, che hanno un po' alzato il livello di attenzione. Ripeto, la giostra è una manifestazione che si corre nella più completa sicurezza per i cavalli. I nostri cavalli che partecipano alla giostra e ovviamente alla prova generale sono cavalli in uno stato non di stress. Abbiamo raccolto dati già da 2 anni a questa parte e c'è bisogno del terzo anno per poterli rendere pubblicabili. E al termine di questi studi il dottor Gottarelli pubblicherà a livello internazionale questo studio, che attesterà esattamente quello che vi sto dicendo.